Una cosa buffa. Ieri ero con una mia amica, la quale mi ha detto, era Lia, la quale mi ha detto: "Oh, guarda, un torcicollo." Ho detto: "Vabbè, può capitare." Stamattina mi sveglio, ho il torcicollo. Cioè, mi fa tutto male qua e faccio molta fatica a guardare di là. Meno male che la camera è davanti. Non so, vi volevo raccontare questa cosa. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Il mio nome, è Sasha e questo qui è il mio canale. Ciao e benvenuti. Benvenuti e ciao. Oggi vi voglio parlare di una pod mod che è stata in realtà presentata al Vaping Expo di Padova il 27 novembre, manifestazione alla quale io non ho partecipato assolutamente, ma mi sono perso la presentazione. Fortunatamente mi è stata mandata. E di cosa stiamo parlando? Della Anix Polo, questa qua. Anix è un'azienda nuova, sussidiaria di un'altra azienda meno nuova, che si concentra sulla produzione di podmod sostanzialmente. Quindi è qualcosa di un po' più focalizzato. Quindi immagino che i prodotti siano un attimino più studiati, perché se fanno solo quello, si sa che se una persona si specializza in un ambiente, in qualsiasi ambito, tende a fare meglio quello che sta facendo rispetto agli altri. Ma queste sono solo speculazioni, quindi senza tergiversare ulteriormente, andiamo giù sul tavolino, vediamo questa Anix Polo bene da vicino, poi torniamo al mio capoccione, ci facciamo due tiri, ma anche due ragionamenti con le due Anix Polo che mi sono state mandate. Tavolino. E nella confezione del nostro Anix Polo troviamo mistico cavetto USB, USB tipo C per la ricarica della batteria interna. Breve ma esaustivo manuale di istruzioni in inglese. E poi troviamo la nostra Anix Polo, una pod mod costituita principalmente in lega di zinco, immagino. Qui in questa fantomatica versione gold a 800 mAh di batteria interna, caricabile tramite questa porta USB tipo C. La ricarica è a 1 A. Sotto abbiamo questa levetta che ci permetterà di regolare l'airflow così completamente chiuso, mentre così piano piano un po' più aperto. E poi qua abbiamo l'alloggiamento per la nostra pod. Qua abbiamo una simpatica zigrinatura per appoggiarci il nostro pollicione, oppure se lo tenete così, vedete un po' voi, insomma. E visto che nella confezione non vi è una pod, separatamente potete comprare questi pacchetti da 3 pod da 2 ml cada una. Confezionate singolarmente in questi pratici blister che potete andare ad aprire, ovviamente, strappare malamente, aprire e vedere che abbiamo questa guarnizioncina in silicone in alto che possiamo togliere, anzi dobbiamo togliere se vogliamo utilizzare la nostra pod. Alla base abbiamo come sempre il polo positivo e negativo e un QR code che, scansionandolo, ci darà le indicazioni più interessanti circa questa pod. Se invece non avete sbatta di caricarvi da soli le vostre pod, potete comprare quelle precaricate. Qui abbiamo una confezione da 3 gusto Blueberry Blast, Apple Twin Beast per voi bestie e Refresh White Grape per voi amanti dell'uva bianca. Noi andremo a provare questo Apple Twin. Ecco il nostro simpatico blister da 3. Questa è la nostra pod sempre da 2 ml. Togliamo il cappuccetto in silicone e togliamo il cappuccetto in silicone alla base. Cosa dobbiamo fare? Molto molto semplice. Prendiamo la nostra Anix Pod, la mettiamo dentro e siamo pronti per utilizzarla. A me l'hanno mandata anche in questa versione
chrome o silver, insomma argentata, e questa è quella che sto usando di più perché mi piace un sacco. La nostra Anix Pod Cumbletu con la Pod pesa 77,88, 77,89, facciamo 78 grammi. Frontalmente abbiamo questo LED che ci andrà ad indicare l'attivazione del dispositivo, e per mettere in sicurezza la nostra Anix Pod dovremo inserire e disinserire 5 volte la Pod in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che lampeggia? In questo modo non sarà più possibile utilizzare la nostra Anix Pod. Il tiro, manco a dirlo, è automatico. Anix Pod, l'abbiamo vista da vicino, l'abbiamo spippolata. Adesso torniamo al mio capoccione e ci facciamo due tiri e due ragionamenti. Vai di capoccione! Bene, la sto provando da circa una settimana e fatemi fare un tiro. Allora, due cose da dire su questo dispositivo. Anzitutto, queste due varianti cromo e oro a me piacciono moltissimo, soprattutto questa cromo, ma anche quella oro. Infatti penso che le utilizzerò entrambe, non la regalerò a nessuno dei miei amici perché mi piacciono tutte e due, e poi soprattutto con tutte le pod che mi hanno inviato, insomma ne ho abbastanza per un bel po' di tempo. La levettina qua sotto per regolare l'aria. Ora, essendo l'escursione non elevatissima, quindi è una breve escursione, devi stare un po' attento se vuoi regolare di fino l'aria di questo dispositivo. C'è da dire che, al contrario di altri dispositivi che quando la chiudi tutta comunque un po' di aria passa lo stesso, qui quando la chiudi tutta non passa niente. Proprio O. Detto questo, puoi passare da O anche un tiro abbastanza stretto, con un po' di attenzione arrivi a quello che potrebbe essere il tuo tiro ideale. Io le preferisco tutta aperta, ha un tiro non arioso, non è flevorino, rimane sempre comunque una pod MTL, una pod da guancia, tiro da guancia preciso, che secondo me è anche calibrato molto bene. La pod di per sé, cioè questa parte, l'avessero fatta di plastica trasparente, l'avrei preferita. È vero che magari hanno voluto fare qualcosa di un po' più stiloso, ma non ci trovo nulla di non stiloso in una pod di plastica trasparente. In effetti, tra i prodotti iconici più venduti al mondo, nel mondo dell'interior design, ci sono appunto le sedie della carta e in plastica trasparente, quindi più fighe di così si muore. Infatti mi sa che me ne comprerò un paio quasi sicuramente. L'ho presa verde scuro trasparente, ma questa non vi interessa le sedie che compro, giusto? No, ok, perfetto. La lega di zinco è un attimino pesantina, nel senso che nonostante il dispositivo sia molto piccolo lo senti un po' il peso perché è di lega di zinco, ma questo immagino sia stata una scelta atta alla riduzione del prezzo. Questo dispositivo penso sia adatto a chi vuole spendere molto poco e vuole avere qualcosa di pronto all'uso, funzionale, perché se parliamo di funzionalità anche a livello di condensa ne fa molta poca. Devo dire che tra quelle che sto provando è quella che ne fa meno. Mi sono pure dimenticato, non ho mai asciugato l'interno di questo dell'alloggiamento della pod di entrambe, e non ha mai fallito nel tiro, quindi significa che di fatto di condensa ne fa così poca che manco te ne accorgi. Quindi tiro automatico funziona sempre, ti vede sempre la pod, non mi causa problemi. Davanti abbiamo questo leddone che ci sta. Puoi utilizzare questo dispositivo anche mentre lo stai ricaricando, si ricarica velocemente, e fatemelo dire, le pod precaricate non sono niente male, sono i classici fruttatini ghiacciati che a me piacciono e che quindi userò
tutte, ma dico tutte tutte perché ci stanno. Ho provato anche le pod non cariche, quindi non precaricate, quelle refillabili, e devo dire che le prestazioni sono le medesime, quindi immagino che anche la coil all'interno sia esattamente la stessa. Quindi un buon tiro, una buona resa aromatica, perché sapete, quando le provate con le pod precaricate non sapete come sono i liquidi, magari su atomizzatori più blasonati. Mi piace sempre dire questo termine, che trovo estremamente obsoleto, eppure c'è la gente che continua ad utilizzarlo. Vabbè, fa niente. Ho provato la pod ricaricabile con un liquido che si chiama Almond Pleasure di Angolo della Guancia, che conosco bene, l'ho provato su diversi dispositivi, e devo dire che se pensiamo sempre di utilizzarlo su una pod mod, quindi con un dispositivo molto economico, la resa aromatica c'è, non è qualcosa di scarso. Ora sono andato a fare un giro sull'interweb e purtroppo non l'ho ancora trovata, perché non è ancora uscita al momento di questa video recinzione. Io immagino che, vista la confezione molto scarna, nel senso che c'è solo la pod mod, non c'è neanche una pod, non c'è neanche il cavetto, il costo sarà esiguo. Io mi aspetto che un dispositivo del genere possa costare, ma in negozio, non più di 15 euro, probabilmente costerà online anche meno. E quindi, voglio dire, è un prodotto che, ok, poi ti devi comprare i pacchetti di pod mod, però puoi scegliere se ricaricabili oppure precaricate, però alla fine è qualcosa che funziona e immagino sia fatto per la fascia più bassa, nel senso per chi vuole spendere qualcosa prossimo a una pizza, calcolando che a Milano a volte le pizze ti costano tranquillamente 15 euro. Ok, magari spendi anche meno. E detto questo, secondo me il prodotto a me sta dando un sacco di soddisfazioni, anche più di certe pod mod che magari costano un po' di più. I pro sono sicuramente il prezzo basso e la funzionalità molto buona. I contro, secondo me, sono il peso, che però è da rapportare al prezzo. Quindi sapete che la lega di zinco costa molto poco, e quindi se utilizzi quello puoi abbassare il prezzo al pubblico. E magari ristudiare un attimo il layer flow qua sotto, magari farlo un po' più lungo, un po' più stretto, di modo che riesci a regolarlo con una maggiore facilità tutto qua. Non che non si riesca, si riesce tranquillamente, ma magari è un po' più facile, un po' più comodo. Detto questo, credo di aver detto tutto, quindi grazie per avermi visto fino a questo punto del video. Se vi è piaciuto il video, mettete like, oppure non mettetelo, sicuramente iscrivetevi a questo canale, perché ne ho molto bisogno. E comunque non importa se non ti piacciono le pod precaricate, puoi tranquillamente non acquistarle. La cosa più importante è che tu rimanga sempre comunque lontanissimo dai chiodi di bara. Ciao!